Gara tra i ragazzi della New Team e fa caldo, 4-0 il parziale in questo primo tempo. Ripetiamo, non entra. L'ultima rete siglata da De Rossa pochi minuti fa, proprio da questa posizione. Adesso arriva un cross che però si perde nel vuoto, prova ad andare Sorrentino, mezzo a due, ancora John, supera un avversario, poi Cuomo, allarga il gioco Di Marino, da buona posizione, perde tempo, poi la palla data a Cuomo, ancora Cuomo rientra, scucchiaiata, Di Marino, Sorrentino al volo, palla però che va sul fondo, troppa... questa manovra, troppi tocchi in questa azione della fa caldo, dovrebbero cercare di prima la conclusione, che può provarci adesso Sorrentino, scucchiaiata, esce Greco che fa sul pallone, lo stesso Greco che la rimette in gioco, palla intercettata, occhio che potrebbe andare Sorrentino, viene però fermato da Laino, larga il gioco per Pafundi, Pafundi prova ad andare sempre in mezzo a due, Pafundi chiuso e poi Di Marino riparte. Ancora Di Marino, va da dentro per 5, palla buona per Di Marino, potrebbe calciare, lo fa Greco, blocca il pallone, troppo la conclusione è stata proprio tirata addosso, Pafundi guadagna la laterale, la tocca vicino per De Rosa, sempre De Rosa, prova ad andare, palla per Laino, Laino chiuso, prova ad andare allora Sorrentino, chiusolo, c'era in posizione, Toto De Rosa chiude però tutto, chiude anche dall'altra parte Cuomo. De Rosa tocca lì vicino, palla veloce, viene tenuta sulla corsia, Chianese va ad aggredire l'avversario, alla fine gli ruba anche il pallone, ultima azione, la palla che resta lì, Cuomo, ma aveva fischiato tutto Savoia, scusate Maurillo, e allora noi interrompiamo il nostro collegamento. È Marco Greco il migliore in campo, il portierone del New Team, battuti i ragazzi di Giovanni Sorrentino, fa caldo, 9-1, partita... facile Marco, com'è andata? Beh sì, è una partita abbastanza facile. Abbiamo... eh? Vabbè, comunque no, abbiamo, cioè, abbiamo giocato tutto, anche se mancavano alcuni giocatori. Anche se mancavano alcuni giocatori ce ne siamo cavati. Poi vabbè, purtroppo hanno strappato la maglia a Pafundi. Vabbè, già io ho promesso che la faremo riavere. Grande uomo perché va a chiedere anche i soldi, quindi stima, grande stima per Pafundi. Grazie a Senti, comunque 9 reti, gli avversari ne hanno fatta soltanto una perché hai abbassato lo stronzo, sarebbe l'ottimo Toto che Rosa che ha preso la palla e quindi sicuramente per il resto però hai abbassato la saracinesca, come si suol dire, o no? Andata bene, come sei messo in classifica individuale per il ruolo del portiere? Mi ricordo quarto quinto. Quindi può puntare ancora al podio, Vincenzo. Ce la può fare. Secondo te? Anche perché abbiamo sbagliato un po' le partite all'inizio del torneo, quindi ci ha subito quello, anche per colpa nostra, non per colpa sua. Senti, tu che conosci bene i portieri del torneo Sannazzaro, soprattutto per averli battuti, Vincenzo, dai un parere tecnico sul tuo portiere, ce la può fare arrivare tra i primi tre? Sì, ho visto gli altri portieri, comunque sono molto forti, per esempio, cioè, per me i migliori sono Nani e Brin. E Nani è fortissimo sulle palle alte, però sulle palle basse, per combo, essendo anche molto alto. E Brin invece fa delle parate assurde e poi fa delle papere clamorose. Un rendimento altanelante. Per me lui è il più completo del torneo. Va bene, allora in bocca al lupo alla New Team e a Greco per la sua classifica. Ah, ciao ragazzi. Grazie.